Il radunarsi assieme è una cosa amata e praticata da ogni essere umano. Perfino gli animali, gli uccelli, i pesci amano stare assieme. Gli increduli si radunano assieme per godere della cosa che li accomuna, che sia lo sport, che sia la festa, che sia la sagra del paese, che sia una festa nazionale, eccetera, eccetera. I pagani si radunano assieme per i loro riti religiosi di stregoneria, magia, massoneria, eccetera, eccetera. I religiosi delle varie confessioni di fede si radunano assieme per adorare Dio, ognuno a modo loro. E anche i cristiani biblici, i credenti nel messaggio che Dio ha mandato tramite il suo profeta William Branham, si radunano assieme per adorare il Signore Gesù Cristo, per cantare lodi a Lui e per ascoltare la Sua parola. Nel giardino di Eden, sul far della sera, Dio scendeva e si incontrava con i Suoi figli, con Adamo ed Eva. Abramo costruiva degli altari dove assieme ai suoi si radunava per adorare Dio. Durante il pellegrinaggio nel deserto, Dio ordinò a Mosè di costruire un tabernacolo, una casa, dove Israele poteva radunarsi e adorare Dio. Davide diceva: «Io mi sono rallegrato quando mi dissero: andiamo alla casa dell'Eterno». Davide, un uomo secondo il cuore di Dio, amava andare alla casa dell'Eterno per adorare il suo Dio. E se tu sei secondo il cuore di Dio, pure tu amerai andare alla casa dell'Eterno per adorarlo e benedirlo e cantare le sue lodi. Nei Vangeli leggiamo che Gesù spesse volte andava nella sinagoga, nel Tempio. Nel Libro degli Atti troviamo che i cristiani primitivi si radunavano ogni giorno assieme per adorare, per cantare, per ascoltare la parola e per spezzare il pane insieme. In Ebrei 10:25 Paolo esorta i credenti a non abbandonare il radunarsi assieme, come fanno alcuni, ma di fare ciò tanto più che vediamo avvicinare il giorno del ritorno del Signore. Il radunarci assieme come cristiani è una figura, un simbolo del raduno che ci sarà un giorno nell'aria, quando i santi verranno rapiti per incontrare il Signore e andare alla cena delle nozze dell'agnello. Chi trascura il radunarsi assieme ai santi qui ora sulla terra si sta posizionando a non esserci quando ci sarà il raduno nell'aria col Signore. In tutti i messaggi predicati, sia prima come dopo l'apertura dei sigilli, il fratello Branham esorta sempre i credenti ad andare in chiesa, sempre. Ascolta cosa egli dice qui nel messaggio «Cristo è il mistero di Dio rivelato», predicato il 28 luglio del 1963. Ed ora su questo voi avete i nastri. Voi avete i nastri su ciò che noi crediamo. Voi avete i nastri riguardo la disciplina nella Chiesa. Come noi dobbiamo condurre noi stessi nella Chiesa di Dio. Set together in heavenly places. Come noi dobbiamo venire qui insieme e sederci insieme nei luoghi celesti. Don't stay home. Non rimanere a casa. If God is in your heart, you can't hardly wait for them doors to open out yonder, to get in here, to fellowship with your brothers. Se Dio è nel tuo cuore, allora tu non vedi l'ora che quelle porte si aprano onde poter venire dentro per avere comunione con i tuoi fratelli. If you don't, don't feel that way. Se tu non lo senti, non senti in questo modo. Then I'll tell you, it's time you got to pray. Allora lascia che ti dica, è tempo che tu ti metta a pregare. Hai sentito cosa ha detto il profeta? Don't stay home. Non rimanere a casa. Il profeta dice, non rimanere a casa. Se Dio è nel tuo cuore, allora tu non vedi l'ora che quelle porte della chiesa si aprano per venire dentro ed avere comunione con i tuoi fratelli. E se tu questo non lo senti, allora lascia che ti dica, è tempo che tu ti metta a pregare. Come dire, con la tua esperienza cristiana c'è qualcosa che non va. Quindi il profeta sta dicendo che tutti quei credenti che non vanno in chiesa è perché Dio non è nel loro cuore. Sì, molti credenti hanno Dio solo nella loro testa, ma non nel loro cuore.
Ecco perché non sentono il bisogno di andare in chiesa per adorare il Signore assieme agli altri credenti della loro stessa fede. Tutti quei credenti nel messaggio che non credono più nell'andare in chiesa lo possono credere solo perché Dio non è nel loro cuore. E se Dio non è nel loro cuore, chi c'è nel loro cuore? Sapete chi c'è? C'è Satana, lo spirito del mondo, lo spirito di seduzione che opera nei figli della disobbedienza. Ma questi credenti che vedi qui credono nell'andare in chiesa ed amano andarci. Ecco perché stanno andando in chiesa. Nessuno li forza ad andare in chiesa, ma l'amore per Dio che è nel loro cuore li spinge e li costringe ad andare in chiesa. Ed ecco che essi vanno coi loro bambini, puntuali, preparati, col cuore pieno di gratitudine, pieno di ringraziamento per la grazia ricevuta da Dio. E ognuno di loro porta a Dio la sua propria offerta di lode e di adorazione, grandi e piccoli, vecchi e giovani. Questa è la Chiesa che va in Chiesa. La Chiesa non è il locale, no, la Chiesa sono i credenti, la Chiesa sono i redenti, la Chiesa sono i riscattati, la Chiesa è la sposa di Gesù Cristo. È sbagliato chiamare Chiesa il locale. Il locale dove ci raduniamo può essere una stalla, può essere una grotta, può essere uno scantinato, può essere fuori all'aperto. Non fa alcuna differenza il locale dove ci raduniamo. Quello che conta davanti a Dio è il nostro cuore pulito, poiché il nostro cuore è il trono di Dio e noi siamo il tempio, la casa, la chiesa dell'Iddio vivente. Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo. Dio abita nel tempio che lui stesso si è fatto e quel tempio si chiama l'uomo. Fino alla fine del suo ministero il profeta credeva nell'andare in chiesa. Nel messaggio intitolato Cercando di fare un servizio a Dio senza che sia la volontà di Dio, predicato il 27 novembre del 1965, il profeta dice questo: I'm so misunderstood and I don't know why. Io sono così incompreso e non so perché. People think I don't even believe in people going to church. Vedete, la gente pensa che io perfino non credo che le persone vadano in chiesa. That's a million miles from the truth. Quello è un milione di miglia lontano dalla verità. We must assemble ourselves together. Noi dobbiamo radunarci assieme. That much more as you see the day approaching. E ciò tanto più che vediamo avvicinare quel giorno. We must come together in unity. Noi dobbiamo venire assieme in unione. We might not, if I lived in a city and they had nothing there but some church. Se io vivessi in una città ed esse lì non hanno altro che una, ebbene, qualche chiesa. I don't want to call any name. Io non voglio fare alcun nome. But if any church that only believed one thing, that Jesus was divine, all the rest of it was wrong, I'd go to that church. Ma proprio qualsiasi chiesa, se esse credono soltanto una cosa, cioè che Gesù è divino e tutto il resto è sbagliato, io andrei in quella chiesa. If I can't get a whole loaf of bread, I'll take a slice. Se io non riesco a prendermi un'intera pagnotta di pane, io ne prenderò una fetta. Vedete? I'll go listen, worship the Lord and showing that I'm doing my part. I want to know I'm alive. I want everybody to know what side I'm on. Io andrò ad ascoltare, ad adorare il Signore e a mostrare a Lui che io faccio la mia parte. Io voglio che Egli sappia che io sono vivo ed io voglio che tutti sappiano da quale parte sto. I assemble with the Christians in their worship and serve the Lord. Io mi raduno con i cristiani e lì adoro e servo il Signore. In questo messaggio il profeta dice che chi pensa che il fratello Branham non credeva nell'andare in chiesa è un milione di miglia lontano dalla verità. E un milione di miglia sono tantissimi. Come fanno dunque alcuni a dire che non si va più in chiesa? Che il tempo per radunarsi assieme è finito nel marzo del 1963 con l'apertura dei sigilli,
se fino alla fine del novembre 1965 il profeta credeva nell'andare in chiesa, come possono credere ad una simile menzogna? Lo possono solo perché sono sedotti. Lo possono solo perché sono un milione di miglia lontani dalla verità, cioè lontani da Gesù Cristo, lontani dalla parola di Dio. Lo possono credere perché non sono parte della sposa di Gesù Cristo, ma ogni membro della sposa di Gesù Cristo ama radunarsi assieme ai credenti della sua stessa fede, nei credenti nello stesso messaggio dell'ora, e assieme a loro serve e adora il Signore in attesa del suo ritorno. E tu vai in chiesa? O sei uno di quelli che non credono nell'andare in chiesa? Guarda come questi credenti stanno andando in chiesa. Essi hanno lasciato la loro casa, alcuni di loro hanno fatto molta strada, stanno spendendo dei soldi. Per fare che cosa? Per venire ad adorare e servire il loro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Non vorresti anche tu essere uno di questi? Non vorresti venire anche tu ad adorare il Signore assieme a questi santi che vedi? Nel messaggio Cristo è il mistero di Dio rivelato, al paragrafo 504, il profeta dice la ragione per la quale tu non servi il Signore come dovresti. Egli dice: perché hai fame, chiesa? Perché hai sete? Cioè il Padre che cerca di rivelare a te questo segreto nascosto. Però tu permetti che molte cose portino questo via da te. Tu permetti al tuo lavoro, tu permetti a tua madre, tu permetti a tuo marito, tu permetti ai tuoi figli, tu permetti alle cure del mondo, tu permetti a qualche pastore, tu permetti a qualcun altro di portare questo via da te, mentre invece tu sai che giù nel profondo del tuo cuore sei assetato e affamato. Esso è Dio che sta cercando di rivelare questo a te. Gesù disse: chi ha sete venga a me e beva. Verrai tu a bere l'acqua della parola di Dio che viene predicata? Spesso ascolto per fede la soave voce al cuore del mio Maestro e Re, che mi dice ogni dì dolcemente con amore: vieni a scuola e impara da me. Provo alla scuola del mio Signore, provo alla scuola del mio a pregar e servire con amor, buona scuola del mio Signore. Son felice di andare alla scuola del Signore, se dove parar potrò a pregare col cuore e servire. Oh,
sposa fedele. Sapete, per dire che c'è una sposa fedele, vuol dire che può esserci una sposa infedele. Perché tu non puoi avere la fedeltà se non c'è anche l'altra parte che è infedeltà. E così, se c'è una sposa fedele, c'è anche una sposa infedele. Ora, la sposa di Gesù Cristo è una sposa fedele. Non può essere infedele. Deve essere una sposa fedele, perché noi abbiamo visto qui che ella, la sposa di Gesù Cristo, è senza macchia e ruga o alcunché di simile, ma santa e irreprensibile. Come fanno allora alcuni reprobi a dire: ma che credete di essere voi? Santi? Non c'è nessuno santo, siamo tutti nella stessa barca. Siete tutti nella stessa barca, non siamo tutti nella stessa barca. Vedete i reprobi cosa vogliono farci fare o farci credere? Che anche noi siamo peccatori, con macchie e rughe e altre cose simili. No, noi non lo crediamo questo. Perché sia fatto secondo la tua fede. Se tu credi che sei con macchie e rughe e cose simili, allora lo sei. Ma se noi non lo crediamo, perché il sangue di Gesù Cristo, la parola di Dio, ci lava da ogni iniquità, allora noi non lo siamo. E quindi noi non crediamo di essere nella stessa barca di questi adulteri e reprobi. Assolutamente no. Noi non siamo nella loro barca. Loro ci sono, ma non noi. Vedete? Noi diciamo che non siamo nella loro barca, diciamo che loro non sono nella nostra barca, e loro ci maledicono, ci calunniano, ci denigrano, ci diffamano, e poi dicono che siamo nella stessa barca, nella stessa loro barca. Allora, quando loro dicono quelle cose a noi, no? Tutte queste maledicenze, e poi dicono che siamo nella loro barca, allora vuol dire che loro sono così. Ma vedete, chi vuole la separazione non sono loro, siamo noi che la vogliamo. E a noi che Dio dice: uscite di mezzo a loro, o popolo mio, non a loro. Vedete? E la sposa non può essere ingannata, non può essere sedotta. Gloria al Signore. Così c'è una sposa infedele. C'è una sposa fedele e c'è una sposa infedele. Satana non ha una sposa. Sapevate questo? Sono felice, Gesù mi ha salvato e nel suo amore mi ha perdonato. Ecco perché mi metto a cantare. Sono felice, Gesù mi ha salvato. Se tu sei solo, sei stanco e deluso, e nel tuo cuore la gioia non c'è, di tutto a Cristo l'amico fedele sarà felice in terra e nel cielo. Love one another above everything. Amatevi l'un l'altro al di sopra di ogni cosa. Love one another. Amatevi l'un l'altro. Don't, no matter what the devil tries to say, now you're all one great big sweet group now. Non importa quel che il diavolo cerca di dire, ora voi tutti siete un bel grande dolce gruppo. But remember my warning. Ma ricordatevi il mio ammonimento. Satan won't let that stay that way. Vedete, Satana non lascerà che ciò rimanga in questo modo. No, sir. No, signore. He'll shoot everything if he has to bring somebody in to make his target. Egli farà di tutto, anche se dovesse portare dentro qualcuno, onde poi farne il suo bersaglio. He'll bring some critic, unbeliever in and set him down. Egli porterà dentro qualche criticone o incredulo e lo farà sedere giù. E farà sì che con calma egli fraternizzi con voi e via dicendo. E poi egli sparerà in quel tale qualche specie di roba velenosa e con essa egli inizierà ad agire in mezzo alla chiesa. Don't you take sides with it. Non prendete parte a ciò. Don't you have nothing to do with anything. Non abbiate nulla a che fare con qualcosa di simile.
You stay right, loving and sweet and kind to one another. Voi dovete rimanere semplicemente amabili e dolci e gentili l'un l'altro. Pray for that man that he'll be saved too, or that woman, or everhood is. Pray for them and stick one with another and stay with your pastor. Pregate per quell'uomo o quella donna o chiunque sia affinché anche lui possa essere salvato. Semplicemente pregate per loro e state attaccati l'un l'altro e state col vostro pastore. See? He's the shepherd and you give him respect. Vedete, egli è il pastore e voi gli dovete rispetto. He'll lead you through. Egli vi guiderà. And because he's ordained of God to do so. Poiché egli è ordinato da Dio per fare questo. How do you remember that? Ora vi ricorderete di questo? The enemy will come. Il nemico verrà. And when he does, e quando egli lo farà, just cling that much closer together. State semplicemente ancora più stretti insieme. And the one that the devil is using for an enemy will either get out or come and be one of you. That's all. E quell'uno che il diavolo sta usando quale nemico o se ne andrà fuori o verrà dentro e sarà uno di voi. Tutto qui. Don't never clan among one talk and make yourself clannish. We are one. Non fate mai cricca con qualcuno o parlare per fare spirito di parte. Noi siamo uno. I couldn't say left hand, I'm mad at you, I'm going to take you away because you're not a right hand. Io non posso dire mano sinistra, io sono stufo di te, io ti butterò via perché tu non sei la mia mano destra. He's my left hand. Egli è la mia mano sinistra. I want him to stay there. Io voglio che lui stia lì. And the little tip of my finger, I want to stay right there. Perfino la più piccola parte del mio dito, io voglio che rimanga proprio lì. Every little part of my body, stay right there. Ogni piccola parte del mio corpo ha da stare proprio dov'è. And God wants us as a body of believers to stay right exactly with one another. E Dio vuole che noi, quale corpo di credenti, stiamo proprio esattamente gli uni con gli altri. Right with one another. Proprio gli uni con gli altri. Because we're in the last days where the Bible exhorted us to much more as we see that day approaching, to love one another with Christian love and divine love. Poiché noi siamo negli ultimi giorni nei quali la Bibbia ci esorta a, tanto più che vediamo approssimarsi il giorno, ad amarci l'un l'altro con amore cristiano e con amore divino. To assemble ourselves together in heavenly places and Christ Jesus and love one another. Per radunarci insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù ed amarci l'un l'altro. Da questo tutti gli uomini conosceranno che siete i miei discepoli quando avete amore gli uni per gli altri. Proprio così, state proprio uniti. If the brother you think he's a little wrong with the sister, say, Lord, don't let me ever have the root of bitterness spring up, cause it'll affect him and it'll take the Christ right out of my life. Se pensi che il fratello o la sorella è un po' nell'errore, di Signore, non lasciar mai che mi venga su qualche radice di amarezza, poiché ciò farà del male a lui e per di più essa porterà subito via il Cristo dalla mia vita. That poison assets of malice and jealousy and hatred. Quegli acidi velenosi di malizia e gelosia e odio. That'll just take the Holy Spirit right away from you. Ciò semplicemente porterà subito via da te lo Spirito Santo. Running from the tabernacle here. Ciò lo farà fuggire da qui, dal tabernacolo. It'll kill the Spirit of God. Ciò ucciderà lo Spirito di Dio. Drive it away from here. Lo farà andare via da qui. Hurt your pastor. E ferirà il tuo pastore. It'll do everything, see? Ciò può fare di tutto, vedete? Don't you do that. Non fate mai questo. We just wax that much closer together. Voi state semplicemente il più possibile uniti insieme. Take the buckle as a brother testified in ministry here the night about having a buckle. Tirate su la, prendete la cintura come ha testimoniato il fratello, quel ministro qui l'altra sera, circa l'avere una cintura come l'ha vista in una visione. Just that buckle's on the whole armor of God. Proprio quella cintura su tutta l'armatura di Dio. Just put her on. Tighten up. Tiratela semplicemente su, stringetela. Move out close to one another. Andate avanti, stando uniti gli uni gli altri. Love one another anyhow. Comunque sia, amatevi gli uni gli altri. Talk nice about one another. Parlate bene gli uni degli altri. Say nice things about one another. Dite cose buone gli uni degli altri. And then God will bless you. Ed allora Dio vi benedirà. Egli è ogni cosa qui per me. Egli è ogni cosa qui per me.
grazia salvati siamo, giustificati per fede, e loro tanto Signore, grazia, e mi vederci bene, vita eterna, solo Gesù ce la può dare. Opuscoli qui esposti sono tutti messaggi predicati dal profeta di Dio William Marion Branham. Essi sono in formato libro, opuscolo ECD audio MP3. Questo è il cibo spirituale, la manna fresca che Dio ha mandato per la sposa di Gesù Cristo che è in cammino sulla terra in questi ultimi tempi. I credenti che vengono qui prendono liberamente tutto ciò che desiderano,
sia per se stessi che per dare ad altri loro conoscenti. Ogni sabato diversi credenti della nostra comunità vanno per le vie e per le piazze delle città e dei paesi della Sicilia a distribuire trattati, opuscoli e CD contenenti le predicazioni del profeta di Dio. In un messaggio il profeta dice: poiché è più tardi di quanto pensiamo, noi oggi sentiamo che non è rimasto più molto tempo, perciò dobbiamo stare svegli ed agire. Noi dobbiamo fare urgenza e costringere ogni membro che è stato preordinato al corpo di Cristo a diffondere questo messaggio fino a che ognuno lo ode, fino a che noi siamo sicuri che ogni sforzo che possiamo fare sia stato fatto. Questo è quanto ci sforziamo di fare. Da altre parti il profeta dice: se Dio è nel tuo cuore, allora tu andrai in cerca dell'anima perduta. Tutti questi opuscoli, libri e CD vengono prodotti col contributo di libere offerte donate dai credenti.